Ma buonasera! Ma da quanto tempo? Come stai? Quello sempre, ricordate. E chi mi ammazza a me? Come va? Come sta? Cioè, o meglio, cosa stai facendo? Lo so, perché ti vedo, ma come sta andando? Non so di cosa parli. Va bene, va bene. C'è problema, figurati. E quello è l'importante. Aspetta che accendo le luci. Quello è l'importante. L'importante è che sia interessante. Non sia la solita cosa, ecco. Tanto ho visto che non è la solita cosa. Però. Ma è cambiato qualcosa l'ultima volta che sono venuto qua? Me la ricordavo differente la stanza. E ho aggiunto un pochino di cose. Io ma non mi ricordo da quanto tempo non passi. Sono cambiate un po' di cose. Poi io cambio di continuo. Non sono il tipo che mi tengo le cose standard, ecco. Mi piace cambiare. Quindi non lo so quante cose sono cambiate effettivamente. Questo lo leviamo. Ah, cioè io anche in questo momento mentre sono in live sto cambiando cose perché tanto. Così si fa, no? Questo sottofondo da pischello. Niente, l'ho sentita oggi, non mi ricordo se alla radio o in qualche altro canale e mi è venuto un po' di nostalgia. Giusto, te sei giovane, ha parlato. Comunque per il resto, ma la casa? Tutto a posto? L'hai finita? O stai ancora... Stai ancora spicconando i quadri elettrici che cadono. Ci sei, Safa? Quello mai di me, scordatelo. Ricordati semplicemente una cosa, tu puoi cercare di renderla quanto più somigliante all'idea iniziale, ma non verrà mai come la si vuole. Ma sì, ma figurati, ma basta che non stai sotto un ponte, dai. L'ultima volta che ti ho incontrato eri sotto al ponte di Roccavento. Dai, con il tuo grifone. Sì, il problema... Lo sai che non mi verrà mai Stormwind, quindi... Eppure lo sai... Ho pensato, manco a farlo apposta proprio a te, perché mi hanno regalato 15 giorni di World of Warcraft. E io ho detto, no, non posso tornare su World of Warcraft, no! Dimmi solo quando. Ah, ma tu non ci sei mai! Ma dimmi solo quando, cosa? Che ci sono i draghi adesso.
Troverò il modo la notte. No, guarda, mi devi credere. Io se mai dovessi ritornare su World of Warcraft, la fine. È la fine. Mi ci infogno di brutto, anche perché avrei una tentazione mai vista di provare invece Lich King. Perché a me, io tornerei solo per quello, ho detto proprio onestamente. Cioè, per provare a vedere un po' questi draghi, sì, belli draghi, sul mio animale preferito, però. Io ho fatto il cap su Dragon, poi mi sono rotto. Ma quello così funziona? Ti cinfogni 10 giorni, non di più. Una decina di giorni, fai quello che devi fare, vedi la storia bene o male com'è, poi ti rompi le scatole e te ne esci. Così funziona, oramai lo sappiamo. È il classic che mi tirerebbe un poco ancora più dentro. Poi se veramente faranno uscire di nuovo, se continuano dopo Lich King, io ritorno con Waynor l'originale. Cioè, io da là. Vabbè. Ricordi. Ho mozzato l'abbonamento solo per il discorso che il tempo è poco e da solo mi scoccio. Ancora di più il classic è fantastico. Con tu sai chi avevamo il party dove si dungeonava in due. No, no, ma figurati. Ma non è quello il discorso. Il problema è proprio il tempo in questo momento, che è vero che è poco. E quel poco che già riesco a fare ad altro lo dedicherei solo su uovo. Poi proprio faccio una deviazione proprio. Però è vero, uovo da solo è una rottura di cazzo immane proprio. O c'hai il party che si fanno le cretinate, si fanno i dungeon e quant'altro, raccogliere i fiorellini. È finito il tempo della raccolta dei fiorellini, effettivamente, quindi. Affettivamente. Io non c'ho più l'active feed, non so che fine fa. Ah, oh, eccolo qua, perfetto. Alla fine non serve essere tanta gente realmente per divertirsi. No, ma basta anche una sola persona. Lo sai benissimo. Esatto. Perché già semplicemente, dai, andiamo a fare. Anche se. Allora, io ho recuperato tutti i vecchi dungeon, e tu lo sai bene. Per le armature, per le skin, per tutta questa roba qua. E ti ricordi? Noi, piglia, cosa andiamo a fare stasera? Ma sì, andiamo, facciamo quello. Andavamo, lo one shottavamo, però ci prendevamo la trasmo, punto. E perdevi quella mezz'oretta di viaggio, perché poi alla fine era solo il viaggio. Però già anche solo quello. Basta che lo fa in compagnia, ecco. Io campavo per le trasmo, lo sai. Campavo per le trasmo. Per questo io ho detto non posso più rinfognarmi su World of Warcraft. Sì, vabbè, la official, sì. No, lo so, ma lo sai, facemmo pure quell'altro discorso, però il problema poi è il tempo, perché io ho detto proprio onestamente, io l'unico. Allora, io Diablo.
No, no, ma lo so, infatti se ti ricordi il local era il discorso che facevamo, me lo ricordo. Il problema era concordare le tempistiche, perché ovviamente quando c'ero io non c'eri tu e quando c'eri tu non c'ero io. Diablo 4 io lo vorrei provare, ma non so come. Perché spendere 60 e spassa euro... Col cavolo impanato e fritto, ho detto proprio onestamente. Non lo farei. Non lo farei. Che poi non so, ma lo dovrebbero mettere sul pass probabilmente. Impanato e fritto è buono. Impanato e fritto è la vita. Friggiamo anche le case oramai. Ma a proposito di friggere, ma fette di carne? Una volta tu mi mandavi le foto delle fette di carne e dei vini, che fine hanno fatto? Mi mandi più niente oramai. Non mi mandi più nulla. Beh, vero. Vero che devo risalire. Ti ci porto io a mangiare e a bere. Su quello lo sai, figurati. Ma oramai, 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 oramai. Oramai, eh? La vuoi finire? Oramai cosa? Oramai fai un lavoro, eh? Ti hanno dato cose. Chi è? Ma che è? Ah, ma che paura. Pensavo che era una pubblicità. Sempre il solito, vendo vino, aria innocente. Sì. Cosa c'hai nella mano destra tu oltre a... Sulla sinistra c'hai il vino, nella destra che c'hai invece? Non mi ricordo, forse eri mancino, però non mi ricordo. Il cavatappi. No, no, si chiama macchina fotografica quella. Se lo provi ad aprire con la bottiglia rischi di rompere l'ottica. No, non lo fare per l'amor del cielo. Comunque è vero, mannaggia la miseria, mi devo organizzare, ti devo venire a trovare come si deve. Con quello che costa l'attrezzatura, ma tu ti sei hai completato con tutta l'attrezzatura oramai? Ah, vabbè, figurati, quello come e quando vuoi. Mi manca qualche obiettivo. Ma oramai hai fatto il set? O sei ancora per l'amatoriale? Fanboy Sony. Vabbè, io su quello sono proprio ignorante, lo sai, non... Io sono amatoriale, ma la roba pro mi garba. No, vabbè, ma continui a fare semplicemente fotografie andando in giro o volevi fare... O volevi fare... Entrambi, mi piace tanto la street. Io mi ricordo che a te piaceva tanto andare in giro. Però vedo altro di giro, hai capito? No, il ritratto sì. Tu no, eh.
Io te l'ho detto. Tu oramai, nella parola oramai, quando io dico oramai, racchiude un mondo, hai capito? Tu non mi credi. Non mi hai mai creduto. Ma sì. Sono solo un povero druido. Lascia stare che i druidi. L'ultima volta che ho visto un druido o qualcuno di quella famiglia là erano parecchio incazzati, eh. Quindi, dopo tutto la roba costa. Quello concordo, su quello ti do perfettamente ragione. Su quello è un hobby. Fammi passare questo termine. Aspetta un secondo, che fanno cagare queste canzoni. Non mi piacciono. Che sono... Non voglio queste canzoni. Vabbè, basta. Metto il solito, la solita schifezza. E bon, via. Ecco qua. Va bene così. L'apparecchio. Scusami, quest'hobby. Lasciami passare il termine hobby, che ovviamente per me non è un qualcosa da hobby, potrebbe diventare tranquillamente un mestiere. Lo so, ma tutti partono prima da hobby, perché ovviamente farlo diventare un mestiere è complicato. Ok? Costa parecchio, costa tanto, costa veramente un botto. Però, dopo tutto, i panorami che fotografi ultimamente sono veramente eccezionali a puntino. Vabbè, anche il gaming. Mi sono rifatto il computer, così, e andandomi a vedere quanto ho speso, mi è venuto un... Mamma mia! Lei dice, beh, i panorami che stai esplorando... Dovrei rifarmelo anche io il computer. Tieni presente che io ho una 2060 buttata nel mobile. Così. Non è per il gaming, quando il comparto di Lightroom e Photoshop, e su quello allora non ti serve l'RTX. Quanto vuoi. Se veramente sei interessato, parliamone in privato e vedo come mandarti sta cazzo di scheda, perché mi sta piangendo il cuore che ce l'ho buttata dentro un mobile. Mi devi credere. È buttato dentro un mobile. Lo so che tu c'hai la 1050. Speravo che ti fossi evoluto. Sì, ma quando vuoi, ti ripeto, tanto non... Io ste cose mi scoccio di farle, quindi... Sappi che sta là. O compro obiettivo o compro roba da PC. È quello il fatto, hai capito? Io mi sono preso la 3070 Ti. Mi sono cambiato il processore, scheda madre, ho aggiunto RAM, mi sono comprato una NVMe nuova, SSD. Il monitor nuovo. Me l'ero dimenticato, sto coso enorme qua davanti. Che bella robina. Sì, ma l'ho fatto tutto in virtù di aggiustare una problematica, hai capito? Avevo un problema di lag, sono partito dal monitor, sono partito da quello, allora non è il processore, rimetti il processore vecchio, cambialo, fai, dici, quello e quell'altro, alla fine ho cambiato un computer intero. Così, e non me ne sono reso nemmeno conto. Potevo evitare. Eh sì. Perché poi alla fine basta che cambi una virgola e è la fine. Però vabbè.
Va bene. Ma come mai sei tornato su qua sui meandri di Twitch? Come mai? Sono curioso. Io non mi ricordo manco se ho pinnato il messaggio, non mi ricordo se ho fatto niente. Sì, l'ho pinnato. Onestamente sto sistemando un file per stampare una. Sto sistemando un file per stampare una tracolla con il laser per un regalo. E mi è arrivata una notifica e ho detto: ma sì, entra. Ma sì. Fatto benissimo. Mi ha fatto veramente piacere che sei passato. No, no, non ti preoccupare. No, no, non ho capito il. Che significa per stampare una tracolla? Ma non è vero, ogni tanto ci rompiamo le scatole su Instagram, Telegram, quindi non ti preoccupare, figurati. Comunque non ho capito che stai facendo con la cosa. Praticamente sto facendo un regalo per un trentesimo e mi è venuto in mente di regalare una tracolla da chitarra. Ma ho deciso di personalizzarla. Ah, ok. Quindi stai facendo tutta la personalizzazione. Va bene. Ho capito. Non so perché mi sono immaginato, quando hai parlato di laser, mi sono immaginato te con il fucile laser che facevi cose. Purtroppo vado sempre oltre su quello. Sarebbe una figata. Il fucilazzo laser. Quello mi servirebbe anche a me. Sarebbe utile poter fare determinate cose. Effettivamente, effettivamente. Va bene. Allora, io avvio il gioco. Non mi ricordo più che cazzo dovevo fare. Ah, questo. Figurati, tranquillo, grazie. Ti ripeto, veramente mi ha fatto piacere che sei passato anche solo per il saluto. Posso fermare la musica? Mi metto qua, faccio così. Ah, già c'è. Ok. Va bene. Giusto che io dovevo salvare questo signorinello. Aspettate un secondo che ascolto un messaggio audio. Va bene, poi rispondo. Prima o poi dovremmo rifare un giochino insieme. Sì, molto volentieri. Molto volentieri. Effettivamente abbiamo tante, tante cose in sospeso ci sono. Però sì, volentieri se lo vogliamo fare. Che paura. Molto ma molto volentieri. Non mi ricordo più i tasti. Come faccio a girare? Ah, giusto che avevo fatto il pupetto.
Giusto. Allora, c'è stato lo schianto dell'aereo. Va bene. Come si faceva a fare cose? Non mi ricordo più i pulsanti. R, T, F, G, H, G, Q, E, Z, X, C, B. Sto premendo tutto. 1, 2, 3. Mi ricordo. Comandi. Spesi il mio movimento. Clicca per ruotare verso il cursore. Comandi di costruzione. No. Ma no, non era così. Cerca nel menu. Lo sto facendo. Non mi ricorda i pulsanti. Con tutti quei resti di aereo sparsi in giro, potremmo facilmente costruire una qualche specie di macchina volante. Ah, ecco perché. Va bene. Sì. Ci serve solo un'elica e un posto in cui lavorare. Va bene, il posto in cui lavorare è palesemente quella. L'elica è quella là. Mi devo ricordare come si rompono i cubetti. Perché so che. Ecco qua. E shift. Raccolgo. Sedia da pilota. Posso raccogliere l'elica? Sì. Bene, trasforma il moto rotazionale in portanza perpendicolare al piano di rotazione. Abbiamo tutte le parti che ci servono, diamoci una mossa e costruiamo qualcosa per salvarlo. Va bene. Ma stai calmo comunque, robottino. Costruisci un girocottero con i resti dell'aereo per salvare il giornalista. Allora, un girocottero. Un girocottero. Un girocottero. Come si fa? Ma pure la pianta. Come si fa il giro? Cos'è un girocottero? Partiamo da questo, io direi. Allora, prima di tutto, una base, eh? La farei. Come cos'è? Quella cosa puzzosa dei nani. Ma poveri nani, che t'hanno fatto? Comunque è vero, hai ragione. Dai che gliel'abbiamo invidiato. No, non è vero, solo io glielo invidiavo, hai ragione. Allora, la base ce l'ho. La base ce l'ho. La base ce l'ho. Lo so che gliel'hai invidiato pure tu. Lo so, lo so. Ok. Questo c'è. Questo c'è. Questo c'è, questo c'è. Questo e questo ce l'abbiamo e glielo diamo. Perfetto. Questo lo giro e lo faccio così. Questi e questo lo piazzo così. Io sto improvvisando completamente comunque. Sto improvvisando completamente. Lo devo fare ancora più in alto. Lo faccio ancora più in alto. Qua. What's the problem? Ah. No, non va bene così.
Raggiungi un'altezza di volo stabile. Ah, maledizione. Lo faccio ancora più in alto. Qual è il problema? Se questo è il problema, giustamente questo c'ha l'antenna. Si poteva rimanere ufficio. Ma in modo brutto. Ma brutto, brutto, brutto. Ma perché qua c'è? Ah, perché questo deve stare sopra. Ah, ecco perché. Ok, fatto. C'è qualcosa che non va, ma comunque va bene. Allora, arrivato a questo punto, ci metto questo sotto. Giusto per... Ecco, fatto, risolto. Sicuro che qualcosa vola? No, per niente proprio. Ci metto qualcosa per... ecco, facciamo così. Anzi, no, guarda, guarda, ci metto direttamente questi. Per abbellire, hai capito? Dannata prospettiva canaglia. Oh, guarda com'è bellino. Vediamo. Io direi che vola, eh? Io direi che vola. Guarda là, guardalo. Guardalo. Che girocottero bellissimo. Sempre col pallone della prospettiva, quello sempre. Che devo costruire? Costruisci un girocotter. Ma l'ho fatto. Ma l'ho fatto. Raccolgo il coniglietto nel mentre. Che animale splendido. Non solo è adorabile, ma potrebbe rilevarsi utile in futuro. Posso raccogliere pure il pappagallo? No, nel mentre devo... Ah, devo fare così. È spaventatissimo sto tizio. Grazie per avermi tirato giù, ma ora dovete assolutamente trovare il pilota. Stai calmo. Vi scongiuro, ho tanta paura. Mi mancano il mio divano e la mia gattina. Si chiama Mittens. Non avrei mai dovuto lasciarla. A meno che quel marchingegno volante non sia in grado di portarmi a casa. Il pilota è la mia unica chance di andarmene. Dovete trovarla. Ah, ma è una lei. Per essere fatto in padella, ma guarda te, pensi sempre a mangiare. Vedi, il divano e i gatti, cos'altro puoi volere? Nulla. Una bistecca. E una bottiglia di vino. Lo sai. Abbiamo trovato l'aereo, ma non c'è traccia del pilota. Hai idea dove possa essere? Sì. Cioè, no. Si è rifiutata di abbandonare il suo mezzo. L'ho sentita dire: farò volare questo affare anche sottoterra se sarà necessario. Quindi dovremmo controllare sottoterra? Ovunque sia, sono sicuro che è viva e sta bene. Magari sta perfino firmando autografi. Ok, beh, io sono stanco, impaurito e desideroso di tornarmene all'accampamento. Ciao ciao! E se ne fugge. Va bene. Segui il giornalista. Come hai fatto a passare, figlio di un giornalista? Mamma di quella. Quando vuoi. Tu continua a ripetermelo, poi vedi che te ne penti. Però aspetta, se mi hai fatto rompere le cose.
qua si deve... Ah, ma c'è una cassa. Banane. Ho 10 banane. Perfetto. Ricordo che le banane servono per comprare... Sempre alla ricerca di loot, ovvio. Per comprare vestiti e accessori. Come Bu? Perché Bu? Majin Bu? Brutta battuta, lo so. Perché una giungla? Io odio le giungle, non avrei mai dovuto accettare e pensare che doveva essere una breve intervista in un ristorante. E perché siete venuti fino a qua giù? Oh, di nuovo voi, che coincidenza. Stavo giusto per tornarmene all'accampamento quando mi sono imbattuto in questo dislivello. Breve storia triste, sono bloccato, ma parla come i teenager di oggi. E ancora terrorizzato da questo posto nel caso ve lo stesse chiedendo. Sono angosciato, per favore aiutatemi. Un divario superabile, arriviamo. Sì, oramai sono diventato bravo effettivamente. Costruisci una passerella per colmare il divario. Quindi devo fare zag, zag, zag. Va bene, dai, facciamo sta passerella. Comunque, diciamo che la costruzione c'è nel gioco. Un minimo di lore c'è e l'hanno messa. Quindi cosa potremmo mai desiderare altro dalla vita? Infatti la cosa della costruzione mi spiega. È veramente bello rispetto all'ultimo. Ma prendo la Lego vera. Allora, questo è stato un palliativo per me... È stato un puro palliativo, perché due erano le strade. O spendevo 250 euro per la macchina dei Ghostbuster, o spendevo 20 euro per il gioco. Spoiler, ho speso 20 euro. Lo so. Per quello dicevo... Una cassa di Lego da eBay non sarebbe male. Eh no, vabbè, però io purtroppo prediligo le costruzioni, quelle costose. Stavo vedendo anche la macchina da scrivere della Lego. Mi piace un sacco. Ci sta il faro. C'è il Titanic. Però il Titanic sta un botto. E poi soprattutto è enorme. Dove cazzo me la metto? È più grande del televisore mio. È enorme. Enorme quel coso. La macchina da scrivere è veramente figa. Anche perché funziona. È funzionante. Cioè, se tu premi il tasto, parte proprio il meccanismo. Quindi è fighissimo. Come fare un ponte? Come fare un ponte? Come fare un ponte? Come fare un ponte? 1, 2, 3, 4. Quindi... Quindi mi stai dicendo, maledetta, 1, 2, 3, no, solo 3, ottimo, quindi 3, no, prospettiva canaglia. Allora io vorrei le astronavi Star Trek. Ma l'hai vista la... come si chiama? No, no, la Morte Nera, quell'altra. Quella che è uscita dopo. Che la Morte Nera già è... Diciamo che è vecchia, tra virgolette. Ok, li ho consumati tutti. Però almeno sono al livello. So cosa comprarmi quest'anno dopo gli obiettivi. La Death Star. O il Millennium Falcon. Millennium Falcon.
figo. Però è enorme, capito? È quello il problema, se lo vogliamo definire un problema. Adesso è allineato, perfetto. Ah, c'è un dislivello. Ottimo. Va bene, superabile. Oltre ad essere enorme, costa sempre 200 euro. Più di 200 euro. È sceso così tanto? L'ultima volta che lo vidi stava sui 500 euro. Che io vidi. Poi se è diminuito, ben venga. Questo crolla tutto. Ah, ma devo fare pure qua. Maledetto! Allora facciamo così. Secondo me crolla comunque tutto. Ce ne sono tantissime versioni. Ma davvero? Ma io pensavo che l'unica ed originale fosse quella. Pensavo che l'unica ed originale fosse quella. Miseria. Che fastidio. No. Ma perché mi prendi cose a casaccio? 148, 807, 264. Lego Star Wars. Ah. E vabbè, ma se ce ne sono tante diversioni non vale però, eh. Non vale. Posso dire che non vale? Dipende se acquisti o no. La macchina di Ritorno al Futuro una ce n'era. Cioè, o meglio, ci stava anche il modello vecchio, ma il modello vecchio è uscito fuori produzione. 5. Ce la posso fare. Ok. Ma non si appoggia. Adesso si appoggia. Crollerà tutto, già lo so. Ne sono certo. Questi ponti sembrano pericolanti. No, è una impressione. Una tua totale impressione. Totale impressione.
Totale e completa impressione. Guarda la stabilità proprio. Devo mettere qualcosa là sopra o altrimenti questo cade tutto. Allora, rafforziamolo un po' questo ponte. Ok. Ok, così dovrebbe andare. Poi lo rafforziamo facendo questo, 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 questo e questo. Ciao Diana! Buonasera! Come va Lanza Sky? Guido? Piacere, Wenor. Non vi lamentate che sono di due colori, eh? Non ce li ho. Il gioco questo mi ha fornito e io questo do. Modossola. Ecco qua. Come sapevi che mi sarei lamentato? Conosco i miei polli, questo non lo posso mettere perché altrimenti mi... Ah, però potrei fare così. Vediamo, vediamo. Ah no, è fatto da tre. Allora così. 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 E così. Ecco qua. Proviamolo. Stabilissimo come ponte. Guarda là, guarda, guarda. Era sorprendentemente stabile. Ragazzi, come costruisco io i ponti, non li costruisco. Guarda questo, guarda, guarda questo. Tutto sbilenco, tutto balenco sbilenco. Sorprendentemente la parola giusta, ma ancora. Così? Che vuoi, mo? Ah, mannaggia, come faccio a scendere da questa scogliera? La vedi quella corda? Mettici la macchina fotografica sopra. La prendi da una parte l'obiettivo, da una parte il corpo. Lo metti sopra e la usi come zipline. Vai! Vai! Guarda, mo ti faccio vedere. Ah, vuoi uccidermi? Sì. L'ho detto appositamente. No, prima di tutto raccolgo l'uccello. Non si fa ste cose. Certo che si fa. Guarda come si fa. Scogliere, gole, gole, scogliere. Ma perché non una scalinata, mi chiedo. Riesco a vedere l'accampamento da qui, ma come ci arrivo? Ciao Anna. Chi ha preso l'uccello? Zimi? Zimi, ho raccolto l'uccellino. Non è che per caso sai volare proprio come me, eh? No. Il tuo corpo è composto da plastica stampata a iniezione. Potrebbe essere facilmente. Potrebbe facilmente sopravvivere a una caduta da una simile altezza. Non ho alcuna intenzione di lanciarmi da un dirupo. Casa, finalmente. Bentornato a casa. Bentornato a casa.
Lo ha preso l'uccello. Ah, ha perso l'uccello. Avevo capito che breve. Sì. Sì, non ho capito anche io male. Sì, Anna, l'ho preso, non perso. Garantisco io, rimbalzeresti, che è un piacere. Non sei ancora convinto? Allora forse potremmo costruire una seggiovia con questa teleferica. Ma no, la seggiovia, mo dove te la prendo una sedia? Ma come faccio una seggiovia? Come si fa una seggiovia? Ma allora... Ma chi sono io? Mastro Lindo? Allora, prima di tutto... Beh, ne ho due, ne mettiamo due, arrivato a sto punto. MacGyver, ma non ho capito. Winner era tutta una lesione pornografica. Rompi l'incantesimo se la normalizzi. Ma io quando ho detto che prendevo l'uccello era volutamente pornografico. Chi non l'ha capito così? Porco addio. Ma io sono un pupetto ingenuo, che vuoi? Niente, mo la rigiro come dico io. Ingenuo. Allora? Fotografo dei miei stivali che non uso. Perché non uso stivali. Come cacchio si fa una seggiovia? Una seggiovia, una... Vedi un po' se devo fare una seggiovia. Collega il sedile alla cima. Ok. Così. Ma poi solamente... Ah no, sono quattro. Quindi veramente così? No, 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 ho sbagliato, scusami. Non volevo. Va bene. Va bene. Ancora più sopra? Ancora più sopra. Poi? Ho capito. Faremo così, per l'amor del cielo. E quindi lui è seduto così. Perfetto. Poi? Io non ho capito come dovrebbe essere. Posso rifare tutto da zero? Perché secondo me devo partire dall'alto. Ma
Secondo me devo partire dall'alto. Anche perché. Ah, vedi, ok. Quindi è un quadrato quello di sotto. Ah, ok. Quindi questo sicuramente va là. E poi ci devo mettere questi due così, no? Sì, esatto. Perfetto. E poi ci metto un quadrato sotto perché fa sempre bene. Perfetto, fatto. Mo posso vedere come unirli. No, ma io il quadrato come lo fa? Come lo unisco? No, ho sbagliato. Questi sono 4, questi sono 2, questi sono altri 4. E questo potrebbero funzionare. Poi ce ne ho altri 4. No, sbagliato. Beh. Era questo quello che mi serviva, vedi? Era questo quello che mi serviva. Ci credi che non riesco a riesco soprattutto a trovare un cavolo. Una cavolo di tovagliette per le mani che sia stampato un cavolo di polpo. Sto facendo il secondo bagno e ho preso tutti o quasi gli accessori a forma di octopus. Trovo solo il telo mare. La tovaglietta quella per le mani, Anna? Veramente non c'è? Non lo trovi? Solo il telomare. Quello potrebbe essere un problema. No, non lo so manco io che sto facendo. Stampalo personalizzato. Vero? Come personalizzato ho trovato solo il nome. No, no, tu richiedi proprio una tovaglia e ci stampi quello che vuoi sopra. Cioè, gli dai pure l'immagine dell'octopus. Vero? Ti prendi una tovaglia bianca, anche una. Anzi, ci fai pure quelle più piccole, per le bambine. Quello il problema è che se lo trovi, cioè,
Cioè, o meglio, se li troviamo noi, il problema lo sai, è sempre mandarlo lì da te, la spedizione, è un cacchio di guaio. Io non lo so cosa sto facendo, ve lo voglio dire. Allora, io l'ho fatto. L'ho fatto. L'ho fatto. Bisogna vedere se funziona. Ah, però potrebbe non. Aspetta, no. No, infatti. Aspetta. Allora, facciamo una cosa. Lo mettiamo. Non c'entra. Maledizione. Ok. Vediamo se funziona. Oh, funziona. Easy. Fatto pure la seggiovia. Vabbè, solo per esposizione. Un polpo. Un polpo. Ok. Va bene. Ma c'è un granchietto, la piglio il granchietto. Io prendo tanti granchi nella mia vita, posso prendere questo granchio. Sono simpaticissimo. Cos'è questo coso viola? Nulla. Posso andare qua dietro? Sì, ci sarà un segreto mastodontico qua dietro. Ma che segreto sarà mai per farmi fare tutto sto giro? Farmi rompere una cosa? Una chest. 10 banane. Banane baleghe. Sbananito 86. Anna, ma fammi capire, in tutti i bagni che c'hai fai questa cosa? O è solo quel bagno che è speciale? Hai visto che la Lego fa il quadro con la tua foto? Dove, Anna? Anna, voglio lì. Anna. Anna. Eledan, voglio una gigantografia di me in Lego. Che poi sarei come il pupetto questo qua. Uguale proprio. Identico. Sono lui. Sono lui. Non zoomma, però sarei lui. Però non viene un granché, bisogna trovare la foto giusta. Eh sì, devi essere preso di faccia correttamente. Ti presto una foto se vuoi. No! No! Ci siamo incontrati una sola volta. Mi ricordo le foto che sono uscite da là. Anna, no!
Per quanto ancora resterò intrappolato in questa montagna, ma la testona di pietra parla? Spirito della montagna, come posso liberarti? Sono caduta dal cielo e il mio risveglio era intrappolato in questa prigione rocciosa. È terribile, ti hanno cacciata dal tuo trono tra gli antichi dei? Certo che no, sono io il pilota, sono precipitato insieme all'aereo e mi sono ritrovato in trappola in questo buco. Oh, sei sopravvissuta? Aspetta lì, provo a salvarti. Questa è una rincoglionita l'archeologa emotiva. Aspettare qui? Dici sul serio? Temo che ti manchi la capacità di valutare le situazioni. Che fa? Ma c'ha la lente di ingrandimento questa. Ah, l'artefatto che ho trovato prima sembrerebbe proprio fare al caso nostro. Ecco qui. Ma è una bambolina Lego. Dov'ha quella? Dov'ha quella rincoglionita? Dov'ha? Aspetta qua, aspetta. Grazie ancora per l'aiuto, ma prima troverete il pilota, prima potremo tornarcene a casa. E voglio davvero tornare a casa. Senti, ma questo lo posso rompere? No. Comunque, Anna, se mi mandi il link. Se mi mandi il link, lo puoi mettere pure sul gruppo? Perché io non lo sapevo di questa cosa. Non lo sapevo. Devo riuscire ad aprire questa porta. Sembrerebbe una specie di antico meccanismo. Ah, devo creare la statua. Va bene. Sì. Risolvi il meccanismo, cioè crea la statua in modo palese. Oh no, ma la devo creare da zero? Come faccio a crearla? Ah, ma questo è per intero, scusatemi. Posiziona la statua della scimmia al centro. Il raggio di luce deve colpire il gioiello. Ah, l'ho messo anche su Telegram. Ah, grazie. Che così lo posso vedere in real time. Ma è bellissimo! Come si fa? Oh, mamma mia, ma tutti sti pezzi? Ma è complicatissimo. Quattromilasettecentodue pezzi. Vabbè, però non è male, eh. Non è male. Cioè, ovviamente le sfumature sono in base su tre colori. Nero, grigio, grigio più chiaro e giallo, sono quattro colori. Bianco, scusami, sono cinque. 100 euro però questa cosa. Non realistico, ma bellissimo, esatto. Sarà da esaurimento nervoso, ma ti danno una blueprint, blueprint almeno? O non ti danno nulla e ti dicono te. Questi sono i pezzi. Ah,
Ah, ma pure così lo devo mettere. Ma che fregatura. Come cazzo si fa, ma? Devo fare il giro di così. Ah, però c'ho questi effettivamente. Aspetta. Non c'entra. Vabbè, prenderò questo. Perché ho l'impressione che non gli piaccia questa cosa? Forse un'immagine. No, no, vabbè, però diciamo potrebbe funzionare, Anna. Cioè, io mi immagino semplicemente cosa ti danno oltre allo scatolo con tutti i 4700 pezzi? Perché se con 4700 pezzi possono fare qualsiasi fotografia, però penso che la foto te la devi andare a fare all'Lego Store. Si potrebbe reggere perché si appoggia qua e si appoggia là. L'unica cosa che mi fa paura è quello. Non lo so se regge. Vabbè, ma tanto comunque non è che deve reggere chissà che cosa. Ah, ma deve essere posizionata sul gioiello. Mi manco così deve andare. Sbagliato tutto nella mia vita. E non ce la fa. Ah, ma anche perché poi è storto, effettivamente. Oh, non so. Può andare, giusto. Ha ragione. L'altra volta mia figlia ha fatto il compleanno ed ha ricevuto un quadretto di quelli con un'immagine prestampata con sopra i numeri. Ed ogni numero corrisponde a una gemma colorata. Ciao Miu. Poi alla fine viene.
alla fine viene il disegno colorato da queste perline. Per carità, alla fine viene bellissimo, ma io dopo 5 minuti ho tirato tutto all'aria, non fa per me. Eppure mi meraviglio di te. Ciao Miu, come sta andando? Tutto bene, credo. Non lo so se sto andando bene o meno. No, ma deve essere in movimento! Deve essere in movimento, quindi deve ruotare. E dicevo che non avevo capito, maledetto, che non era chiaro. Ciao, Voitila! Io sono mesi che cerco di finire un puzzle bianco e nero, ho detto tutto. Ma così? Come stai, Voitila? Da quanto tempo? Ma salve. Io non ho capito allora che giro fa. Fa il giro di così. Ma questi sono rincoglioniti, dai. Ma come faccio a fare un coso così? Cavolo si fa sto coso. Allora, così. Ma ne è uno solo questo? Perché ne è uno solo? Potrebbe essere la parte finale, effettivamente. Potrebbe essere la parte finale. Lo userò come parte finale. In questa casa è stato completato un puzzle 50x70 di facce gialle Lego. E niente. Dopo 10 minuti erano tutti uguali. Come faccio a sapere quindi? Oh no, si è rotto. Quindi deve andare palesemente sopra. Vediamo. Ok, quindi sopra va bene. Però devo salire ancora. Devo salire ancora. Devo salire ancora perché quello è più basso. Quindi, prima di tutto dovrei arrivare a quell'altezza. Quella lunghezza, fammi vedere. Quindi uno da tre ce la farei. Ok, uno da tre. Ok. E poi lo devo alzare. Di quanto? Vediamo se di uno va bene. Ma come? Basso. Non ce la fa. Oh no. È da due non ce l'ho. E se faccio tutti da tre?
Vediamo. Ok, adesso ce l'ha fatta e dovrei essere all'altezza perfetta. Quindi adesso ne dovrei mettere un altro. No, ho sbagliato. Ok. Vediamo. Perfetto. Adesso uno da quattro dovrebbe andare bene. Ma vedo che siete pazzi. Sì, mio è pazzo. Mio si sa che è pazzo. Ah, questo puzzle. Valgono più del PC, cosa? La tua pazzia? Vabbè che non sei solo tu, è quello il fatto mio. Quindi ci sta. Penso che anche io... Ah! Ah, quindi così? Ho finito! Easy! Oh no. E questo qua? Questo l'ho fatto. E quell'altro? Ah. Tu hai il vizio di non leggi i messaggi di prima. Abbiamo un Lego salotto. No, l'avevo letto, ma non avevo capito che significa. Non ho letto che cosa ha detto! L'avevo letto, ma non avevo capito la vera cosa. L'ho trovata! Brava! Oh, degli ammiratori! Siete qui per un autografo, immagino! No, siamo qui per salvarti, cretina. In realtà siamo venuti per tirarti fuori da lì. Cerca di stare ferma e... Preparatevi allo spettacolo! Telecamera alla mano! Aspetta la fine dell'esibizione prima di applaudire! Ci siamo! Ti tireremo fuori in un baleno. Aspetta lì. Sarebbe fantastico, ma assicuratevi che i giornali parlino dell'impressionante salto mortale che ho dovuto eseguire per liberarmi. Cos'è questo? Una leva. Che fa questa leva? Nulla. Va bene. Dove vado di qua? C'è una scala, la uso. Faccio il giro di qua. Quando avrei potuto tagliare di qua, ma mi piace di più fare il giro. È ancora intrappolata, aiutami a liberarla. Sì, io ti suggerisco di spostarti. Ti sposti? Ti sposti? Ti sposti? Guarda che potresti cadere. Io ti sto avvisando. Ultimo avvertimento. Ti sposti? Io ti avevo avvisato. Ho visto Orchidea, l'ho comprata un mese fa ma non l'ho ancora montata. Com'è bella, bellissima, abbiamo anche due bonsai. Beh, ci sono troppe cose. Vorrei comprare i fiori. Ehi, voi due, un lavoro davvero notevole. Grazie per avermi liberata. E scusate per prima, ma a volte il mio egocentrismo prende sopra me. Sentite anche voi? I sensori sismici rilevano un'attività intensa. Tenetevi forte, potremmo aver provocato un terremoto.
Ah. Sto zoomando la tua foto. Beh, Anna, se ci mandi la foto del tuo bagno con le tovagliette dell'octopus, zoomeremo anche noi sull'octopus. Ma io voglio la paperella di gomma. Come si... Datemi la paperella. Come si prende la paperella? Voglio la paperella gialla. Dove si prende una paperella gialla? Voglio le paperelle. Datemi una paperella e vi... Appena finisco? Ah, appena finisci il bagno, dico. Ma io avrò altri poteri, deduco. Prima o poi. Che ci sono ancora troppe cose. Cos'è questo? Costruisci un ponte sospeso per attraversare il fiume. E l'ho fatto. Ma questo... Ma questo... Voi due avete salvato la spedizione, siete degli eroi. Come possiamo ricambiare? Facendomi sternutire, grazie. Grazie, Diana. E via. Grazie. Ah, sto piangendo. Ah, piango. Sto piangendo. Piango di brutto. Non c'è bisogno, eravate in pericolo e vi abbiamo aiutati. La vostra gratitudine vale più di ogni altra cosa. Bugiardo. Cos'è? Ed eccolo lì, un cristallo della felicità proprio come avevo previsto. Raccogliamolo. È tutto mio. Ha il potere, sì. Oh, riesco a percepire l'energia che emana. Che meraviglia. Torniamo dal nonno, così potremo iniziare a sistemare il parco. Ah, proprio così sparisco dal nulla. Che fatica tenerli puliti. Anna, è uno dei motivi per il quale io sto comprando solo cubotti di questo genere. Io li sto svuotando un po' alla volta, come si può vedere. E voglio comprare il vetro davanti, così ci posso mettere i Lego che comprerò. Solo così. Il 90%, 95% sono dell'uomo, quindi spolvera lui. Oh no. Poverino. Problema risolto. Ma così? Sembra che abbiamo energia sufficiente per eseguire una trasformazione su larga scala. Sono sicuro che tuo nonno non vede l'ora di scoprire come funziona. Ehi, sono qui! Sì, nonno. Alimentiamo il dispositivo di trasformazione. Va bene. Te. Non era quello che volevo. Ho sbagliato. Torna dal nonno.
Mio marito è allergico alla pezza. Allergico alla pezza. In che senso, Anna? Come si fa? Anche io sono allergico alla pezza. Alimentiamolo con l'energia che abbiamo trovato nella giungla. Ha funzionato. Che ne dici di occuparti della progettazione di tutte le parti di questa attrazione? Ok. Porca miseria, ne sono tre? Va bene. Non fa un cazzo. Questa è la sua allergia. Ma dai, sei troppo dura, Anna. O mi lincia. O mi mangia vivo. Mi fa... Mi dà impasto alle figlie. Eccola. Grazie, Anna. Costruisci un sedile per il tagata. Come, scusami? Come un sedile? Che significa? Che significa un sedile? Posiziona i sedili. Quindi ne sono due i sedili. Partiamo da questa cosa. Maledetto. Ah, che carini, cuore a cuore. No, li mettiamo vicini. Li mettiamo uno. Ah. E come li metto? Ah, non li posso mettere vicini. Però li posso mettere centrati. Non è vero, perché sono dispari. Che fastidio! E come li devo mettere? Mi vado a fare una doccia. Puzzo, è arrivato il momento. Sarà una giostra? No, no, lo è una giostra. Quello è un segnale. Se sto ancora addormentando. Se sto ancora mi addormento e non va bene. Annusevo in giro, ero io. Allora, è una giostra, è una giostra. I sedili vanno per ultimi. Allora. Porca miseria, non è un tondo perfetto. Non è un tondo perfetto. Ah, però lo posso allargare. Ah. Lo posso allargare. Lo posso allargare di parecchio, quindi mi stai dicendo che questo al centro non ci va al centro. Ah. 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 Ma ci va solo uno poi. Ah. Diciassette. Posso farlo come si deve, quindi? C'è qualcosa che non quadra? C'è qualquadra che non cosa? Ma nella tua puzza, Diana? O nel gioiellino che sto facendo io?
Io sto facendo un vero gioiello. Ah, giusto. Allora, io ho preso questo, adesso servirà questo. Esatto. Poi servirà questo. E servirà questo. Ok. Questa giostra funzionerà, è bellissima la giostra, non ti preoccupare. È bellissima la giostra. Sarà una giostra spettacolare. Quadrato. Il quadrato. Guarda là, che bello, guardalo, guardalo. Guarda che bella giostra che sta uscendo, guarda. Guarda, guarda, guarda. Però forse potrei allargare effettivamente, è arrivato a sto punto un poco di più. Scusami. Lo faccio uguale, no? Vabbè, no comment, per favore. Li devi utilizzare tutti i pezzi? No. Ne dovevo usare almeno 5. Sono io che li sto facendo. Cioè, io potrei anche lasciarlo così. E dai, prospettiva maledetta. Ecco qua. Cioè, io lo potrei lasciare anche così. Perché funziona. Solo che non mi piaceva. E volevo fare altro. Bruttarello. Ho capito. Allora, io non commento i disegni che fai tu. Perché tu devi commentare le creazioni che faccio io con il Lego? Non ho capito, il mio cuoricino si spezza. E si spezza, si rompe. Miu, mi dica cosa la turba. Io lo so cosa la turba, solo che io non so come farlo. Sii onesto, ti sembra una giostra?
sembra è un qualcosa, è un qualcosa, ti sembra una giostra, ma io infatti lo volevo abbellire così. Però è bruttarello così. È bruttarello forte, pure così. Aspetta, lo alzo un poco, lo alzo un poco. Lo alzo, tanto ce le ho sti cosi. Di uso. Io il problema è che non saprei come... Non saprei come unire questi due tubi. No, perché almeno è colorato. No, no, ma io me li metto, per l'amor del cielo. Lo volevo alzare perché è basso. Perché i pupetti non vedi come sono alti? Sono rialzati. Waven, buonasera. Non ci avevo fatto caso che era un raid. Non sono abituato. Ma buonasera. Facciamo la cacca. Io sul serio. Jess, vai, corri in bagno. Ma buonasera, Raiders. Però non lo so se ci entrate tutti in bagno adesso. Uno, perché Jess lo sta occupando. Grazie per il fof. Sì, sono sulla tazza. Ma fai pure con i piedi penzoloni così? Comunque, buonasera Tricaz, Elena, Jess, Waven. Grazie per il raid. Carol, come state? Buon salve. Io lo sto ristrutturando, non vi posso aiutare. Hai ragione. Quindi c'è solo un bagno. Vi mettete in fila? Vi mettete tutti in fila? Buon salve, Riders. Come state? Waven, che hai fatto? Nell'ultima live ha portato... punto esclamativo. Sta iniziando a non funzionare di nuovo il bot? Sente presagi di... di cambiamenti che lo sto eliminando? Probabile. Cos'hai portato, Uevuzzo? Ah, senti, ma il gioco che hai portato... Allora? Il gioco che hai portato oggi pomeriggio... è figo. Bello, mi piaceva. Bravo. Ottima scelta. Come l'hai beccato? Ma se lo stai ristrutturando, dove fai i bisogni? Dentro un secchio? No, Tricaz ci ha mandato la foto prima. Ha detto che sta scroccando il bagno dei vicini. Ogni tanto Pia si intrufola nelle case dei vicini intorno, senza farsi vedere, sfrutta il bagno e poi esce. Boh, ce l'avevo tra i giochi? Tu scopri queste perle così? È una ladra di bagni. Sì. È una ladra di... una ladra di bagni. Devo costruire una giostra e non so come fare. Ma devo fare anche la copertura? Ecco perché ce n'è uno solo giallo. Ah, questa sarà la copertura. Ah, ma allora questo cambia tutto.
Scappo da Angie, che poverina, è tornata dal lavoro alle 22. Vai, vai, Uzzo. Grazie ancora per il redozzolo. Ciao. Questo mi cambia tutto. Ne ho altri 4. Ne ho 4 così. Quindi devo fare la copertura. Devo fare la copertura. E quindi questi qua in realtà sono le cose per i bimbi. Ho capito, vabbè. Signori, come ipotizzavo, devo lasciarlo per forza così. Ok. Da qua si entra e di là si esce, credo. Anche perché altrimenti non avrebbe senso. Ah, ho capito. Sì. Così. Che cazzo sto facendo? È così palese, no? Nemmeno io cosa sto facendo, ragazzi. Ma che cazzarola è? Non lo so. Non so manco io. Se piove, scusatemi. Se piove. Se piove. Certo, hai visto? Ecco, questa la metto sotto. La metto sotto. E ci metto sopra questi. Ho sbagliato. Besughi, eh? Non chiedetemi, ragazzi, perché veramente non è idea. Come no? Ma come no? Ma come no? Perché no? Perché non scendi? Stai creando un bunker. L'altezza. Ma baffangulen. Il problema è che non posso alzare di blocco tutto. Quindi devo rifare ogni singolo pezzettino. L'avrò fatto e rifatto 300 volte sto coso. Lo devo distruggere. Che rabbia che non c'è un modo per poter alzare tutto. Che rabbia. Ma poi domanda, ma sto spazio maledetto bianco, se io lo volessi chiudere,
No, non lo posso chiudere. E quello è il problema. Non lo posso chiudere. Che fregatura. Domanda. Ma quindi allora io ce li posso mettere sti due pupetti davanti? Allora, io ce li metto. Perché così in base a questo poi ci regoliamo con l'altezza. Poi questo qua, avete ragione, non c'entrava. Così, così. Così. Perché questo non gli piace? Dà fastidio? Non gli piace. Ah, perché... Così, perché altrimenti non si spiega. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Oh, lui comunque non ce la fa, quindi comunque... Ma scusatemi, ma io che cazzo ci devo mettere sopra? No, ce la fa, dai, ce la fa, ok. Porca miseria. È brutto forte, però... Ma bruttissimo. Più brutto di così si muore. Ma io così per forza devo fare. Ma lo devo per forza chiudere? Comunque ne è ancora 14 quei cosi curvi, quindi in caso lo alzi. Ma io infatti lo volevo alzare, però mi avete detto che diventava un bunker, una cosa, e quindi ho optato per lasciarlo. Oddio, io i pupetti li posso pure girare effettivamente, io mo ci sto pensando. Non lo posso fare. Non lo posso girare. Beh, stanno bellini uniti. Scusa, così non va? Sì, ma devono entrare di qua. Altrimenti dove entravano? Cioè, qua c'è la sbarra. Come sulla Ryanair. Uguale. I colori sono quelli, oh. I colori sono quelli. Che teniamo. Che
cattiveria. Va bene così. Va benissimo così. No, ho sbagliato. Ecco qua. Basta, va bene così. Ma l'importante è che riescano a stare tutti e due seduti? Sì. Devono stare tutte e due i sedili. Cioè, li avrei potuti mettere più distanti tutto all'incontrario. Basta che c'erano i sedili. Eccoli qua. Ma questo ne è uno solo. Ma davvero devo costruire pure gli altri? Dio mio, povero parco divertimenti. Non esiste un centro. A me questo mi sta disturbando. Ah no, esiste il centro, l'ho messo. Scusatemi. Ma oggi c'era qualche partita? Dicevi... Finito! No, devo usarne almeno 5. Almeno 5. Potrei lasciarlo così effettivamente, ma non lo farò. Non sono così cattivo. Quanti ne ho? 14. Ah, ne ho, vedi, ecco. Ma solo uno? E questa è palesemente l'entrata. Palesemente l'entrata. Usa i quadratini.
Poi no, ma io qua lo chiudo allora, scusatemi. Lo chiudo. Lo chiudo. Lo chiudo e poi... Ce n'ho altri di questi, ne ho altri due. Ne ho altri due. Ma li uso allora. Che fine ha fatto? Eccolo qua. Poi... Non posso abbassarlo! Maledizione. Non posso abbassarlo. È una ciofeca sto coso. Così. Poi. Anzi no, ci metto quelli blu perché fa figo. Ok, allora pure i blu ci metto qua, scusami. Ce li ho. Ce li ho. No! Ok. Ce li ho, li uso. Ce li ho, li uso. Che poi questo è l'unico coperto. A saperlo, allora lo lasciavo scoperto. Maledizione. Parole forti, Ian. Oh no. Oh no. Oh no, mi hanno dato questi cosi. Quindi adesso per la mia maledetta. Allora, li farò tutti scoperti. Dopo lo vado a modificare, quello non mi interessa. Li farò tutti scoperti. Basta, ho deciso. Non è vero, ci stanno i coperchi. Però lo faccio bicolore. Perché adesso questo è a 4 e quell'altro era a 6? Ma io ti abbraccio forte, maledetto. Non va bene, deve stare dentro. No, è bruttissimo così.
Ma che scena fotta, come direbbero i The Jackal, no? Come direbbe Ciro. Ma che ce ne fu. Allora, dato che è a 2, devo farlo a 2, no? No, comunque li faccio scoperti, ho deciso, basta. Li faccio scoperchiati. Li faccio scoperchiati. Se piove non si va nel parco divertimenti quando si piove. Quando in qua questi figli vanno nel parco divertimenti quando si piove? Ma non c'è mai stato sta cosa. Ah, questi figli vanno nei parchi divertimenti, piove. Ok. Mo. Sono tristissimo. Sono triste. Ah, lo posso fare così. Ah, vabbè, allora risolto, easy. Fatto. Yammea. Easy. Risolto. Vai con la cozzaglia di colori mai vista. Fatta. Fatta, risolta. Guarda là, guarda che. Guarda che colore, guarda. Che celsiosità proprio. Eh? Bellissimo. Fantastico! Magari possiamo trovare qualcuno che si occupi della biglietteria e venda. Guarda. Hai pure quello per chiudere il centro. Ma dove? No, aspetta. Qualcuno ha parlato di vendere biglietti? Sento aria di affari. Ma c'è Boo? Ah, un fantasma! Lo so, mo li vado a modificare, Diana. Mo ci vado. Boo! No, sul serio, è così che mi chiamo. Piacere di conoscervi. Oh, è Boo della giungla. Niente paura, è innocuo. Ha un buon occhio per gli affari. Ma chissà come ha fatto ad arrivare qui così in fretta. Giro il mondo a mio proprio piacimento, a caccia del suono dei registratori di cassa. Vorrei offrirmi i miei servizi di vendita e biglietti. Comodo. Però non so se un fantasma sia proprio... Wow, quella giostra sembra fantastica! È un fantasma nella biglietteria. Forte! Sì, ma aspetta, devo aggiustare le giostre. Oh beh, sembra che funzioni meglio di quanto mi aspettassi. Bene, qual è la prossima destinazione? Solo un momento, sto impostando una nuova destinazione. Le piramidi, palese. Allora, aspetta. Allora. Lo lasciamo libero questo, ok? Poi qual era? Quest'altro che dovevo modificare il centro? Diana, dov'è quello per il centro? Ah, questo. Brava.
Brava. In tutto questo non mi sono ancora lavato. Ma in che senso? Ma questo veramente si sta divertendo. Vabbè. Dov'è? Salve, Bu. Posso parlare con lei? No. Aspetta, aspetta. Qua c'è un animaletto. Accarezzo. Ma io volevo accarezzare il coniglio. Dov'è finita la coniglietta? Mondo Pasquale? Ma quindi Bu farà tutte le attrazioni? Il primo che si avvicina, diciamo... Quindi lo scopo del gioco è costruire per intero il parco divertimenti. Quindi appena ti avvicini al coso, lui compare. Facendo Bu. Vediamo un momento... Ma che ore sono in tutto questo? Sono le 23:50. Voglio solo vedere il mondo Pasquale, poi ce ne andiamo. Un luogo inaspettatamente positivo per un evento con letture altamente taumaturgiche. Andiamo a... Scusa vecchie abitudini, ciò che intendevo dire è che questo posto ha un che di magico e meraviglioso. Diamo un'occhiata in giro. C'è la scala? Ma dov'è il coniglietto che volevo accarezzare? Aspetta, ma qua c'è qualcuno. Oh mio Dio, cosa sei tu? Ho raccolto un uovo pasquale. Ehi, così non vale. Non avevo ancora finito di nascondere quell'uovo. E va bene, tenetelo pure. Ma scommetto che non riuscirete a trovare le altre. Da grande voglio girare il mondo e nascondere le uova, proprio come mia zietta. Ma chi è? Ma che è? Ma devo trovare... Devo trovare le uova? Devo trovare le uova? Così si trovano le uova, no? Palese. Rompendole nel paniere. Oh no, ma questo è triste. Povera me, povera me. Che è successo? Orecchie morbide, cosa, coda buffolosa, zampe posteriori grandi quanto me. Oh, tu devi essere proprio io, sono la coniglietta pasquale. Ah, io pensavo semplicemente a un esemplare di lepre di dimensioni gargantesque. Ma la coniglietta pasquale è anche meglio. Che succede? Ciao Anna, buonanotte. Ah, tanto io mo stacco. 10 minuti e stacco. Sono le galline, sono così di malumore che non depongono uova. Mi aiutereste? Beh, ovvio. Cosa possiamo fare? Serve qualcuno che faccia da intermediario nella discussione. Le galline sono così arrabbiate che non vogliono nemmeno parlarmi. Subito! Cocco? Non parlo il coccodese, sarà una bella sfida. Non possiamo permettercelo al momento. Capito, e quindi?
Devo trovare un... Che devo fare? Devo trovare una gallina gigante. Cosa sei tu? Sei un maialino? Batuffolo! Ma che carino. Questo secondo me, più che enigmi... Halt, siete giunti al mio covo segreto. Io sono Salterino, il guardiano del tesoro. Volete questo stesso tesoro? Dovrete stupirmi. Sono un robot senziente con abilità multifunzionali che ha viaggiato attraverso lo spazio e il tempo. Che noia. Conosci qualche trucco di magia? Mostrami un trucchetto magico. Fai apparire un oggetto dal nulla. Non basta che io mi materializzi dal nulla? No, deve essere qualcosa di più grande. Quindi vuoi che ti faccio un... Questo non va bene? No. Fai comparire un qualcosa dal nulla. Le uova, probabilmente. Le uova. Vabbè, quindi... C'è anche questa incognita. Parlare con le galline. Parlare con le galline. Cosa ha detto? Credo che abbia detto cocò. Condizioni abitative insostenibili. Un diritto ad avere un luogo di lavoro ben tenuto che offra ampie possibilità di movimento. Sono... So, beh, vero. La nevicata dell'ultimo inverno è stata così intensa che ha distrutto il pollaio e ha trasformato il loro prato in una pozza fangosa. Hanno proprio ragione. E hai capito tutto questo da cocò? La grammatica coccoese è molto complessa, il segreto sta nell'enfasi. Ma come posso fare? Innanzitutto dovrò badare i miei nipotini che verranno a trovarmi e poi non me la cavo benissimo nei lavori di costruzione. La pensami, costruisco io tutto, non ti preoccupa. Ti faccio io la coccodè, la coccohouse. La coccohouse. Beh, diciamo che sappiamo il fatto nostro sull'assemblaggio di mattoncini, ti aiutiamo noi. Oh, sarebbe magnifico, grazie. A proposito, le galline mi hanno chiesto qualche pianta extra per la loro aia. La semplice erba comincia ad annoiarle. Le pensa a me, costruisco. Costruisco il gallinaio. Mamma di quella. Ah, vabbè, ma è facile, dai. Copri l'intera superficie. Posiziona almeno 4 zolle di erba grandi. Posiziona tutte e 5 le zolle di pianta. Ah, vabbè, dai. Se può fa. Allora, possiamo spostarle e farle nelle zone. Ok. E questa la mettiamo al centro. Ok, mo con le restanti devo coprire tutto il resto. Piace? Perché non gli piace? Bah.
Boh, vabbè, comunque. Questo per esempio non gli piace, nemmeno questo. Perché? Forse ho capito. Forse ho capito. Devo... Ah. Aspetta allora. Quello è un problema. Capito cosa devo fare. Quindi questo è stato a puro culo per la serie che l'ho fatto. Porca miseria. Ciao Miu. Buonanotte. Copro quest'area allora. Scusami. Quella 2 non lo posso coprire. Oh no. Quindi lo devo fare per forza così. Ok. Questo lo devo mettere per forza o qua o qua. Preferisco metterlo qua. Ah, non posso mettere questo qua. No, allora questo di qua. Ma questo non lo potrò mai coprire. Allora, questo lo mettiamo qua. Non è vero. Va bene. Questo a 4 lo mettiamo qua. Questo a 3 lo mettiamo qua. 4 non c'ho più niente. A 4 non c'ho più nulla. Quindi questo va qua. 2 a 3. Easy. Fatta. Fatto. Quindi Coccodè? Per favore aiutate le galline. Ah, non è che per caso avete visto Salterino? Sta ancora perdendo tempo sottoterra?
Ma l'ho fatto? Che vuoi? Creo... Ah, un pollaio vuole. Il pollaio lo faremo un'altra volta. Il pollaio lo faremo un'altra volta. Il pollaio si farà un'altra volta. Allora, io direi che per stasera abbiamo dato, Per stasera abbiamo dato. Allora, ragazzuoli, io vi ringrazio per la compagnia che mi avete dato. Noi ci vediamo... Domani che giorno è? Domani è venerdì, quindi non ci vediamo. Ci vediamo sabato sera. Ci vediamo sabato sera, sempre 21:30. E andiamo da Kitten. Andiamo dei gatti, ma. Mi sento un'altra. Chiamatemi Michela. Ciao Michela. Ciao Michela. Buon riposo anche a te. Mi raccomando, vatti a riposare. Eh sì che hai fatto la doccia, lo so, lo so. Si vede, si vede, cioè o meglio, si sente. Prova a prendere la cosa prima che fai partire il ride, dai, ti lascio il tempo del ride. E niente. Ciao.